Ciao a tutti Pinchini, come avrete letto dal titolo, oggi vi dirò 10 cose che non sapete su di me, così abbiamo modo di conoscerci meglio e anzi, se avete delle ulteriori curiosità o domande che volete farmi, fatemele pure nei commenti qui sotto, così magari risponderò in un prossimo video. E mi sono scritta le 10 cose in un foglio che adesso vi leggerò. Allora, la prima cosa è che per me ci sono delle parole impronunciabili, sono un po' cacofone, non so se esiste questa parola, comunque ci sono proprio delle parole che mi dà fastidio sentire e pronunciare. Quindi adesso ve ne dirò alcune, cioè alcune, anzi alcune, tutte sono veramente banali, però mi fanno schifo. La prima in assoluto è, che non ce la faccio, è formaggio. Veramente, cioè io adoro quella cosa, però pronunciare la parola è assurdo per me. Mi dà anche fastidio sentire la parola, le parole, olio crudo, tè caldo. So che sono cose assurde, ma proprio mi dà fastidio. E pensate che il giorno della mia laurea, mia sorella, tra i tanti scherzi, mi aveva fatto mettere una maglia con dietro rappresentato un pezzo di gorgonzola e i piedi, perché anche i piedi sono una cosa che mi fanno schifo in assoluto. Vabbè, andiamo avanti che è meglio. La seconda cosa, che però in realtà vi avevo già un po' accennato nel video What's in my bag, è che io ho l'ossessione del deodorante. Me lo metto, secondo me, cioè, minimo 2 volte al giorno, mattina e sera. In più, se devo uscire mezzo alla giornata, anche più volte. E a volte, anzi a volte sempre, ce l'ho in borsa, perché proprio è un'ossessione più forte di me. Io ho il terrore di puzzare. In realtà io, ok, sudo, ma fortunatamente non puzzo, però ho il terrore veramente di puzzare. La terza cosa è che mi piace avere tutto in ordine. Non so se sono un po' ossessiva, però veramente in camera mia mi piace avere tutto in ordine, tutto al suo posto, perché questo mi fa stare più tranquilla e serena. Quarta cosa, sì, quando ero piccola, cioè piccola nel senso periodo medio e inizio superiori, io studiavo nella scrivania, solo che dopo un po' mi perdevo e quindi per aumentare la concentrazione mettevo davanti a me un piccolo specchio e a volte mi mettevo anche il rossetto. Quindi io quando studiavo e ripetevo per esempio storia, lo facevo davanti a questo specchio e mi guardavo. Allora, andiamo avanti. La quinta cosa è che quando io mangio la pasta, cioè in realtà non è che mangio la pasta con il grana, io mangio il grana con la pasta perché ci metto 2 kg di grana sopra. Però io ho una particolarità, che lo mangio solamente a casa mia, ma neanche se vado a casa da mia nonna o da parenti, non riesco a metterlo sulla pasta, men che meno al ristorante, anche perché una volta ho visto una cosa schifosa, che un bambino con il cucchiaino sta mangiando il grana e l'ha rimesso dentro, il ciotolino, quindi io non mangio il grana al ristorante, assolutamente. Sesta cosa, io adoro guardare programmi trash. Allora, io la televisione non la guardo tanto, però guardo i programmi trash, quindi Uomini e Donne, Il Grande Fratello e tutti quei programmi un po' strani su real time, quindi per esempio quei programmi in cui c'è il gigante che si innamora della nana, oppure me lo sono scritta, oppure quelle gravidanze strane, a rischio, le malattie un po' particolari, comunque quei programmi non normali, ecco, me li guardo tutti io, sono un po' fissata. Settima cosa è che quando ero piccola mi sono persa, dunque, per chi non lo sapesse io, anzi nessuno lo sa, penso, ho origini siciliane, quindi da piccola avevo 2 anni, quasi 3, ero in Sicilia dai miei parenti, e io non so perché, comunque avevo detto a mia nonna, quindi forse avevo già 3 anni, che andavo nell'orto, quindi sono uscita di casa, sono andata nell'orto, poi in realtà lì i palazzi erano tutti uguali, non sapevo più quale fosse quello di mia nonna, quindi proprio mi ricordo, anche se ero veramente piccola,
non di terrore, però avevo suonato il campanello di una signora in un palazzo che era molto simile a quello di mia nonna, e fortunatamente questa signora mi ha portato a casa di mia nonna. Mia mamma era già impanicata, perché in quel periodo lì sentivano che i bambini venivano presi e buttati nei cassonetti, quindi proprio vabbè. Ho questa cosa che mi sono persa, ma non era la prima volta in realtà, penso, anzi forse una volta sono anche scappata di casa, quindi vabbè. Lasciamo stare. Ottava cosa, penso, sì. Quando guido e vedo un animale morto per strada, mi sento male, nel senso che mi vengono i brividi, mi inizia a tremare, urlo perché mi spavento e chiudo gli occhi, cosa che non si deve fare. Cioè, per esempio, capita di vedere un riccio morto, un gatto morto. Anche adesso sto male, cioè proprio è una cosa che mi fa stare male. Anzi, una volta stavo guidando, era sera, ho sentito un botto assurdo sul vetro, secondo me ho beccato un uccello e cioè mi sono spaventato un casino, anche perché è stato un rumore assurdo, spero di non aver ucciso. La nona cosa è che quando ero alle medie, adesso io sono una persona abbastanza tranquilla, quindi certe cose le persone non le associano a me, però quando avevo 13 anni, penso, o in seconda media, non mi ricordo, stavo tirando delle cose in classe che comunque non si devono tirare. Per sbaglio ho tirato il bianchetto vicino alla cattedra della prof. Cioè la prof si è arrivata tantissimo, mi ha mandato fuori dalla porta, io stavo male, però ho detto adesso chi lo dice ai miei genitori? Cioè, per fortuna non so se l'hanno scoperto, perché non penso che la prof mi abbia messo una nota, però mi ricordo proprio questa angoscia che avevo nel dirlo ai miei genitori, anche perché in realtà non l'avevo fatto apposta, cioè lo stavo lanciando ma non volevo lanciare la prof, ecco, però è capitato lì. L'ultima curiosità che non sapete su di me è che io, ovviamente avendo origini siciliane, ho un papà siciliano e all'epoca, tanti anni fa, era molto 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 geloso, possessivo e pesante. Anzi, ciao papà, stai guardando il video, ciao. E avevo 15 anni, ero uscita con un ragazzo, con il mio fidanzato dell'epoca, in un paese, ma quella sera lì era una festa, penso. C'erano in giro anche mia sorella e mio padre. Quindi io incontro questo ragazzo, non mi ricordo bene le dinamiche, comunque eravamo seduti in una panchina in un parco, cioè niente di che. Mio padre mi ha chiamato per dirmi che doveva andare a casa, ho detto ah sì papà, anzi no, mi aveva chiesto dove sei? Io sono qui con, e ho detto il nome di mia sorella, quindi io a mio padre avevo detto che ero con mia sorella in quel momento lì. Mio padre cosa mi dice? Tua sorella è qui con me. Panico, in quel momento lì panico, ho detto oh mio Dio, quindi mio padre mi aveva sgamato. Quindi è arrivato lì, ha fatto il suo cazziatone. Ovviamente questo ragazzo qua, giustamente, ha detto ah, non è colpa sua, non si preoccupi. Mio padre si è ancora di più incazzato con lui, che poverino non c'entrava niente. Quindi da quel momento lì mi ha fatto un discorso sulla fiducia, che poi hai perso la mia fiducia. Vabbè, insomma, è stato un momento traumatico per me, però insomma, vabbè, non stavo facendo nulla di male. Però sicuramente gli avevo mentito. Quindi ragazzi, queste sono le 10 curiosità che non sapevate su di me, spero che vi siate divertiti, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram, vi lascio il link qui sotto in descrizione, comunque pinkpepper2_yt. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacio!